grazie Shushan per questa bellissima presentazione molto poetica. La mia sarà un po' più rude perché dobbiamo parlare di cose anche non belle e quindi diciamo in qualche modo capirete anche perché Shushan si sente così provata, perché il popolo armeno sta vivendo in questo momento una situazione molto difficile, molto più difficile di quello che si possa immaginare per quello che arriva diciamo a noi attraverso i media, perché purtroppo le cose non sono abbastanza spiegate, non sono abbastanza comprese dall'Occidente e purtroppo non succede solo per gli armeni, succede in tantissimi casi. Noi siamo abituati a essere bombardati da tutta una serie di notizie che non riusciamo neanche a dimensionare e quindi passano tutte come se fossero uno dei tanti film. Invece purtroppo ci sono tante persone che sono coinvolte e che vivono situazioni molto drammatiche e tante volte veramente non è facile capire come uscirne. Dovrò andare un po' veloce perché ho tantissime slide, vediamo se capisco quali sono così giusti. Allora, vi parlerò del Nagorno-Karabakh, che è stato appunto il luogo di questo conflitto. Innanzitutto uno guarda la mappa e dice: dov'è il Nagorno-Karabakh? Non c'è. Sulla mappa non c'è. Non c'è perché non è stato riconosciuto come uno Stato, per cui per tantissimi anni c'è stata una repubblica, tra l'altro una repubblica democratica con uno degli indici di democrazia più alti, anche paragonati a repubbliche europee, che però non è mai stata riconosciuta. Io non credevo, ma persino l'UNICEF non può entrare in uno Stato che non è riconosciuto. E persino l'UNESCO ha accettato la candidatura di una città, della città di Shushi, che si trovava in quella che in quel momento era la Repubblica di Artsakh. Nel 2001 l'UNESCO ha accettato la candidatura da parte dell'Azerbaigian di una città che si trovava invece nella Repubblica di Artsakh, solo perché per diversi motivi politici non è mai stata riconosciuta questa indipendenza, che invece era stata conquistata in modo legale tramite un referendum. Questa è una mappa storica, sul lato a destra vedete un po' dove è situato il Karabakh, la parte che ho aggiunto sopra, e qui vedete come si estendeva l'Armenia storica. Se noi guardassimo una situazione demografica della Turchia appunto nei primi del Novecento, vedremmo che c'erano tantissimi armeni. Lo vediamo adesso, gli armeni sono pochissimi. Quindi diciamo il motivo per cui uno si domanda perché non ci sono più gli armeni, perché effettivamente c'è stato un genocidio che non tutti riconoscono, ma c'è stato e ha portato delle conseguenze gravissime. E perché esistono gli armeni? Anche questa è un'altra domanda. Come mai esistiamo ancora? Esistiamo ancora, ce l'ha un po' spiegato Shushan con la poesia che abbiamo letto. Esistiamo ancora perché gli armeni hanno una cultura molto forte, perché gli armeni si riconoscono sempre come tali, perché sono molto legati alle loro tradizioni, ai loro valori, alla loro cultura. E, oggi appunto vi parlerò un po' di questa situazione, di questa regione del Karabakh, che gli azeri rivendicano come parte dell'Azerbaigian. Azerbaigian che in realtà è una nazione relativamente recente, quando invece noi abbiamo testimonianze della presenza degli armeni in questa zona fin dalle epoche più remote. È una zona molto montagnosa, come vedete da queste immagini, di montagne. Sono una prima catena montuosa dopo le grandi steppe dell'est, quindi un posto dove le popolazioni sono rimaste sempre chiuse, sempre molto legate alla loro tradizione, e se vogliamo quasi tutte, diciamo, molti personaggi storici importantissimi dell'armenità sono nati lì. È un posto dove c'erano dei principi che hanno resistito a qualsiasi tipo di invasione. Era un posto che era abitato da epoche antichissime. Questa grotta di Azik, per esempio, è stata scavata recentemente. Sono stati trovati resti fino a 2 milioni di anni fa, di diversi tipi di ominidi, molto, molto, molto antichi. È una zona dove c'era una grandissima capitale, la capitale di Tigranakert. Sapevamo della sua esistenza tramite fonti romane, è stata finalmente scoperta nel 2005 ed era una capitale grandissima, era la capitale del regno del re Tigran, quindi una capitale armena che si trovava proprio nel Nagorno-Karabakh.
al confine dell'Azerbaigian, diciamo. Adesso in questo momento è stata, si trova in Azerbaigian, cioè è stata riconquistata dall'Azerbaigian. E c'è molta preoccupazione sulle sue sorti. Era una città molto grande, costruita proprio sulle pendici dei monti, quindi intercettava i grandi commerci, aveva un sistema difensivo molto particolare, come potete vedere molto ben studiato, perché appunto era un luogo di frontiera, un luogo che doveva essere sempre difeso con forza. Il Madanat Aran con i suoi ricercatori ha studiato tutti i luoghi dove si sono miniati i manoscritti più preziosi. Nel Karabakh c'erano diverse sedi, di diversi monasteri dove venivano miniati i manoscritti. Quella che vedete qua sulla destra è la mappa Marsili, è una mappa del 1691 che è stata trovata per caso dalla professoressa Gabriella Uvojan nella biblioteca universitaria di Bologna. Una mappa che narra di tutti i luoghi dove gli armeni erano presenti, sia nel, appunto nel 1600 quando è stata redatta, sia negli anni precedenti. La parte in alto lì, vedete, è la zona che ritrae tutti i monasteri del Karabakh dove venivano redatti i manoscritti che poi vedete in questa immagine. Amaras è il luogo dove era sepolto il nipote di Gregorio l'Illuminatore. È una tomba antichissima, forse uno dei più antichi monumenti cristiani dell'Armenia. C'erano diversi monasteri scolpiti nella roccia, c'erano chiese, adesso appunto vi faccio una carrellata di edifici religiosi armeni di diversi secoli, per darvi un'idea che nonostante quella che è la narrativa dell'Azerbaigian, noi abbiamo delle testimonianze vere di pietra della presenza continua degli armeni su questi territori. Questi sono edifici che sono di stile armeno, creati dagli armeni. Abbiamo diverse testimonianze appunto di diverse discipline, quindi abbiamo delle testimonianze archeologiche, delle testimonianze storiche, delle testimonianze scritte, delle testimonianze dipinte. Tutto questo è assolutamente indiscutibile. Gli armeni hanno vissuto su questi territori per diverso tempo. È stata una vita non sempre facile, non è sempre stato pace, quindi questi monasteri, questi edifici hanno subito delle sorti. Ecco, nel periodo del Medioevo sono stati costruiti diversi monasteri, come vedete, in posizioni che dovevano sempre essere difese anche dalla situazione naturale, dove però c'erano delle università, dei centri di cultura vivissimi, dove appunto venivano prodotti manoscritti, studi scientifici, studi matematici. Questo per esempio è il monastero di Daliban, dove c'erano anche degli affreschi molto importanti. Erano posti a cui gli armeni tenevano tantissimo, erano posti che avevano anche un valore spirituale e religioso molto importante. Guardate qui quante persone andavano a visitare il monastero di Dadivan, che adesso si trova in Azerbaigian. Era un posto veramente molto sentito dagli armeni, quindi è proprio una regione a cui gli armeni sono legatissimi per motivi culturali, simbolici, storici. Ci sono tantissimi Khachkar in Karabakh, molti sono stati portati in Armenia di corsa negli ultimi mesi, ma molti sono rimasti e sono stati anche in parte distrutti, come vedremo nelle diapositive successive. Questo è il monastero di Ganzazar, che per fortuna rimane nella parte controllata dagli armeni, per ora è salvo. Guardate che raffinatezza di dettaglio. L'arte armena è molto molto semplice da un certo punto di vista nel suo apparato decorativo, ma anche molto raffinata e molto simile a se stessa, quindi è sempre facilmente riconoscibile lo stile di una chiesa armena, ma sempre diverso, ogni chiesa è diversa, ogni chiesa ha la sua personalità, i suoi colori, le sue decorazioni. Questo è un monastero del 1600-1700, c'erano diversi caravanserragli, diverse chiese, diverse tipologie, anche più semplici, ponti, fortezze, questa del XVIII secolo, insomma vi rendete conto che è un posto che è sempre stato vissuto dagli armeni, finché
è arrivato, diciamo, sono arrivate le repubbliche sovietiche, sono stati divisi i territori in un modo molto strano, molto particolare, per cui la regione del Nagorno-Karabakh era stata attribuita all'Azerbaigian, siccome c'erano state delle proteste, aveva uno statuto speciale. Avendo uno statuto speciale, quando è crollata l'Unione Sovietica, aveva per legge il diritto di indire un referendum e dichiarare il proprio desiderio o meno di essere una repubblica indipendente. Questo è stato fatto e il mese dopo l'Azerbaigian è entrato con l'esercito ed è iniziata la prima guerra del Nagorno-Karabakh. Guerra che era stata miracolosamente vinta dagli armeni, che avevano delle forze molto inferiori. È stata una guerra molto dura, è terminata nel 1994 con una pace che però non è mai stata riconosciuta da nessuno e hanno in qualche modo convinto anche l'Armenia stessa a non riconoscerlo, con l'idea che il non riconoscimento avrebbe permesso di prendere degli accordi per poter finalmente far diventare il Nagorno-Karabakh, che poi si è chiamato Repubblica di Artsakh, indipendente. Questo non è stato ed improvvisamente, come avrete letto nelle cronache, c'è stato un conflitto. Un conflitto che è terminato con un cessate del fuoco improvviso, inaspettato anche dagli armeni, perché comunque c'è stato una specie di cortocircuito nell'informazione, per cui giravano WhatsApp, messaggini e cose per cui gli armeni stessi non riuscivano a capire se stavano veramente perdendo la guerra o no, e quindi quando è stato dichiarato questo cessate il fuoco si è rimasti tutti senza parole. È entrato l'esercito, è stata dichiarata una tregua non ben chiara, i confini non sono stati delineati in modo preciso, quindi al momento non si sapeva neanche i monumenti da che parte sarebbero rimasti alcuni monumenti. È stata una cosa così sofferta quando gli armeni se ne sono andati e hanno lasciato le loro case, hanno bruciato da se stessi le loro case, perché era per loro una sofferenza troppo grande quella di lasciarle a persone, a un popolo così nemico, ma così nemico anche perché è stata creata una narrativa di odio. Questo che è impressionante, che non è un odio spontaneo, è un odio costruito a tavolino a partire dall'epoca sovietica, è un odio costruito per motivi geopolitici. Se voi pensate, prima del primo conflitto del Nagorno-Karabakh, diverse migliaia di armeni vivevano pacificamente a Baku e non c'erano stati problemi, e diciamo queste persone non desideravano in modo particolare andare a vivere in Armenia, stavano bene lì. Invece poi col primo conflitto si è già creato un primo movimento, per cui ci sono state spostate le persone. In quel momento lì non è mai pacifico, non è mai bello dover lasciare la propria casa, però diciamo era stato meno traumatico di questa volta. C'erano stati degli accordi, le famiglie azere si erano accordate con le famiglie armene, c'era stato uno scambio di case, invece questa volta è stato veramente un trauma fortissimo, anche perché appunto è stato accompagnato da una narrativa molto pesante, da aggressioni verbali continue e da un atteggiamento dei militari molto violento, che continua tuttora, perché in Italia forse non si sa che ci sono ancora centinaia di prigionieri di guerra che sono detenuti in modo illegale in Azerbaigian e sono tenuti in ostaggio, alcuni forse sono torturati, non sappiamo qual è la loro sorte. È una situazione inaccettabile, purtroppo la comunità internazionale non si muove in modo forte come dovrebbe. Invece di mettere anche le regole che ha mandato le truppe. Esatto, anche la Turchia ovviamente ha sempre il suo peso in tutti questi in queste cose, in queste politiche, e vabbè, io credo che l'Europa abbia un atteggiamento di confronto alla Turchia, se non ha come minimo inconsapevole, insomma, di quelle che sono le conseguenze di certi comportamenti. Il tema di oggi è un po' la situazione del patrimonio storico-artistico degli armeni, che si trova gravemente minacciato. Allora, quali sono le minacce a cui può essere sottoposto un patrimonio culturale? Abbiamo avuto i danni di guerra,
Ma ci sono degli atti vandalici, degli atti proprio che vengono fatti appunto spinti dall'odio. Addirittura in questo caso c'è un genocidio culturale, cioè veramente vi mostrerò appunto delle immagini da cui si vede che queste parole non sono troppo forti, sono veramente quello che sta succedendo. C'è veramente una decisione di continuare il genocidio che si è svolto fisicamente nei confronti delle persone armene, anche nei confronti della loro cultura, cancellare completamente il passaggio di questa popolazione da quelle zone attraverso l'eliminazione totale dei nomi. Ci sono poi anche altri elementi che comunque hanno un peso, che sono la distruzione inconsapevole tramite restauri sbagliati, tramite errori di valutazione, e poi la situazione che avete visto nelle immagini precedenti, che il patrimonio si trova in posti veramente anche difficili da raggiungere, quindi non è facile averne cura, non è facile andare in mezzo ai bricchi e scalare una montagna e restaurare una chiesa lontana, e quindi comunque anche l'abbandono e la poca cura sono dei pericoli forti. Vi racconterò poi un po' di quelle delle cose che si stanno facendo e faremo anche una riflessione su che cosa ognuno di noi può fare, no? Perché viviamo in un'epoca in cui siamo sottoposti a un bombardamento continuo di immagini, di racconti, che noi riusciamo a capire fino a un certo punto, arrivano sul cellulare come tante immagini e alla fine sembra un po' tutto uguale, non sappiamo chi sono gli Hutu, gli Uiguri, le varie persone che vengono perseguitate in giro nel mondo, ognuna ha una storia, ognuna ha un mondo importantissimo e a noi arrivano come immagini una dopo l'altra. E invece ci sono tante cose che anche ognuno di noi, fermandosi a riflettere, può fare, diciamo, quindi ognuno di noi può magari pensare di adottare una popolazione, un pensiero, un paese e cercare di fare quello che può fare per far crescere la consapevolezza, per far sapere quello che sta succedendo e per fare in modo che la comunità internazionale in qualche modo si muova e che non vincano sempre solo gli interessi economici, ma anche altri valori che per me sono molto più importanti. Allora, vediamo i danni di guerra. Ci sono stati dei danni di guerra che non sono delle conseguenze casuali di bombardamenti, ma sono proprio atti voluti. La chiesa di Kasantsechotsk, che è nella capitale, si trovava a Shushi, in Karabakh, è stata bombardata due volte nel corso della guerra. Quindi una prima volta e dopo 40 minuti una seconda volta. Quindi non è stato un errore. È stato un atto deliberato che ha provocato anche un ferimento grave di due giornalisti. Ricordiamo che questa guerra è stata gravissima anche perché la stampa è stata un bersaglio. I giornalisti avevano pochissimo accesso alle zone di guerra e venivano colpiti perché non si voleva che si sapesse la verità. Quindi qui vedete è stata proprio colpita in modo preciso. Questa era una cattedrale che aveva tantissima importanza perché era la sede del patriarcato del Karabakh. Come vedete la planimetria, era stata costruita a immagine e somiglianza della chiesa di Echmiadzin, che è la sede del Cattolicos di tutti gli armeni. Al momento gli azeri hanno anche pubblicato poi queste immagini in cui mostravano che gli armeni se le erano bombardate da soli per far vedere che erano delle povere vittime, insomma ci sono uscite delle cose anche abbastanza fantasiose, ma il fatto che gli azeri non amassero molto e non abbiano rispetto per questa cattedrale lo dimostrano anche queste immagini, no? Vediamo che subito dopo il cessate il fuoco ci si è dati da fare per appunto fare delle scritte sulla cattedrale, distruggere gli angeli, ma ancora più preoccupante in questo momento ci sono dei ponteggi montati e stanno smontando la cupola. C'è chi dice che vogliono trasformarla in moschea, c'è chi dice che in realtà vogliono semplicemente restaurarla, ovviamente le informazioni non sono precise. Ma la situazione è molto drammatica, anche gli scavi di Tigranakert, quella capitale che vedevo, sono stati bombardati, questo è il museo, il piccolo museo che avevano costruito gli armeni prima e queste sono le capanne degli archeologi dopo il bombardamento. È stata bombardata la Casa della Cultura di Shushi, è stata bombardata e ci sono stati proprio i tweet dei generali azeri che dicevano che è stata bombardata perché era stato fatta lì una cerimonia in onore del presidente dell'Arzakh e quindi anche l'edificio, che era un edificio storico, doveva essere demolito. Questa è la chiesa di Ganashtan,
sempre a Chouchi, e come vedete noi abbiamo delle foto di prima della guerra. La foto con il militare è una foto con il militare a zero, quindi quando loro sono entrati a Chouchi la chiesa era ancora in relativamente buone condizioni e adesso si trova in questo stato, sono state anche in questo caso demolite le cupole. È stato pubblicato un filmato e qui vedete la verifica che è stata fatta delle immagini per dimostrare che era effettivamente questa la chiesa che è stata distrutta. Quindi diciamo, tutti questi monumenti sono a rischio, sono stati distrutti appunto monumenti storici, cimiteri, come vedete in queste immagini. Quindi la paura che ci sia una minaccia nei confronti dei monumenti è molto reale, non è una paura, è un fatto che sta avvenendo ogni giorno. Questa è la piccola chiesa di Jabrail, che appunto subito dopo la guerra, vedete una zero che festeggia sul campanile, e pochi mesi dopo è stata completamente demolita, sono state persino eliminate le fondazioni, non esiste più nulla di questa chiesa. Questi sono altri esempi di atti vandalici che erano avvenuti prima, le scritte dei soldati russi e azeri sopra nelle mura di una chiesa. Questa è una scuola che è stata costruita dopo la demolizione di un monastero con le pietre del monastero, quindi riporta ancora tutte le iscrizioni e le croci che si possono vedere ogni giorno annegate nel cemento. Il fatto che sia un genocidio culturale si sa non solo perché appunto c'è un'attenzione, un continuo lavoro per distruggere questi monumenti, ma anche perché c'è proprio tutta una narrativa che è costruita già da tantissimi anni su queste cose. Quindi il ministro della cultura dell'Azerbaigian durante tutta la guerra ha postato diversi tweet continuando a rivendicare l'origine albana delle chiese armene dell'Azerbaigian. La loro teoria è che gli armeni falsamente abbiano poi riempito queste chiese di iscrizioni per dimostrare che siano armene, mentre invece erano chiese albane. È un programma che è stato costruito veramente nel tempo, è dagli anni 70 che vengono scritti libri di storia dell'arte, libri di architettura, in cui si racconta una storia completamente falsa e diversa. Quindi le persone che vivono in Azerbaigian in realtà non conoscono la verità storica. In questi libri che vengono scritti da questi esperti azeri ci sono anche delle citazioni, addirittura c'è stata recentemente una conferenza organizzata dall'EMPE, dell'Istituto Nazionale del Patrimoine francese, dove sono stati invitati esperti di tutto il Caucaso. E questi storici hanno proprio detto che loro hanno in questi libri citato tutta una serie di fonti vere che per tutta una serie di problemi che ci sono stati non si trovano queste cose negli archivi, però in realtà loro sanno che le loro fonti sono assolutamente vere e che quindi tutto fanno risalire tutta la storia dell'Azerbaigian a questa popolazione albana che effettivamente è esistita e che in parte esiste tuttora, ma esistono poche persone, ed è stata una popolazione che è stata in buona parte assimilata dagli armeni, e in tutti i documenti che abbiamo ci sono appunto citazioni del fatto che fossero appunto cristiani come gli armeni e spessissimo venivano rappresentati dagli armeni ai vari concili ecclesiastici dell'epoca. Però appunto questa narrativa serve per convincere le persone, serve per dire che tutte queste iscrizioni sono false e dire che sono false è la premessa per poterle cancellare, per poter eliminare la traccia della storia, la traccia che dimostra che quei territori sono in realtà abitati storicamente dagli armeni. Ci sono tantissime testimonianze di questo. Appena terminato questo recente conflitto, tutte le grandi istituzioni internazionali per il patrimonio sono state bombardate letteralmente di lettere, sia di singole persone sia di esperti dell'Azerbaigian, che attribuivano agli armeni le loro stesse colpe, quindi hanno accusato gli armeni di aver lanciato bombe al fosforo, hanno accusato gli armeni di distruzione dei monumenti, hanno accusato gli armeni di una grande aggressione, quando in realtà gli armeni in questo caso sono stati
delle vittime ed è stata molto molto evidente la differenza di forze che era in campo. Addirittura accusano gli armeni di volontà genocidaria quando evidentemente, se noi pensiamo ai numeri, come fa un popolo, diciamo una nazione grande come la Lombardia, a mettersi contro l'Azerbaigian e la Turchia? Sarebbe follia pura. Come fa un popolo di 3.000 persone, di 3 milioni di persone, a mettersi contro tanti altri milioni, avere una volontà genocidiaria nei confronti di una popolazione molto più grande? È assolutamente un'accusa assurda e infondata. E abbiamo diverse testimonianze appunto di Aliyev stesso che va a visitare i monumenti e che dice che appunto le iscrizioni armene in realtà sono false e che quindi andrebbero distrutte e demolite. Addirittura hanno accusato gli armeni di fare delle fabbriche per costruire apposta e cacciare queste croci scolpite, che sono proprio una manifestazione molto tipica dell'arte armena, per spargerli nei territori e per impossessarsi di territori altrui. In realtà appunto queste foto, per esempio, che sono state pubblicate dagli azeri e sono state tutte reperite sul web, quindi sono tentativi, diciamo, anche abbastanza naif, perché queste sono foto note, già pubblicate sul web, e sono evidentemente foto di Khachkar prese in Armenia e quindi non c'entrano con quello che è scritto. Però voi sapete bene che le fake news comunque prendono terreno e che comunque chi continua a ripetere la stessa storia poi alla fine viene ascoltato. Queste sono altre testimonianze di quello che è successo in passato e che ci fa temere per il peggio. A Baku, la chiesa armena della Santa Madre di Dio del XVII secolo è stata trasformata in moschea, ma quello che è peggio, nel Nakhichevan, il Nakhichevan è un'altra delle repubbliche contese, diciamo, quando sono state divise le repubbliche dell'Unione Sovietica c'erano tre repubbliche che erano discusse, cioè diciamo tre regioni che venivano discusse e erano rivendicate sia dall'Armenia che dall'Azerbaigian. Erano Nakhichevan, Syunik e Karabakh. Era una decisione tipicamente sovietica, della tipica assurdità sovietica, per cui è stata data all'Armenia la regione di Syunik, che è quella centrale in mezzo tra le due, e all'Azerbaigian sono state date il Nakhichevan, che quindi è rimasto un enclave completamente separato dall'Azerbaigian, e il Nagorno-Karabakh. Siccome il Nagorno-Karabakh, come abbiamo visto prima, aveva una storia molto importante e quindi era veramente qualcosa che per gli armeni era imprescindibile e irrinunciabile, gli armeni sono riusciti per quello a lottare e ad avere lo statuto speciale. Nakhichevan invece in qualche modo gli armeni l'hanno un po' lasciato andare e si sono a poco sono dovuti andare via. Ci sono stati dei pogrom anche lì. Recentemente è stata pubblicata un'intervista di Akram Aysizli che racconta di questo pogrom che c'è stato in una città del Nakhichevan. E in modo graduale, anche in anni relativamente recenti, completamente tutto il patrimonio armeno del Nakhichevan è stato eliminato alla radice. Quindi, come vedete da queste immagini, il monastero prima c'era e poi non c'è più. Queste foto sono state raccolte in parte da Argam Elbazyan, che è uno storico, un architetto armeno originario del Nakhichevan, che è tornato lì diverse volte per fare tante foto, e in parte anche da un ricercatore svedese che poi ha rischiato la vita, è diventato persona non grata e non ha più potuto tornare, e che ha proprio testimoniato la completa sparizione di qualsiasi monumento. Il culmine c'è stato con il cimitero di Nordjuha, che si trova proprio sul confine con l'Iran. Erano state calcolate più di 22.000 pietre tombali, di cui oltre 10.000 Khachkar. Di molti ci sono le fotografie che ha raccolto Argam Elbazyan. Sono stati fatti diversi tentativi di distruzione di queste pietre in modo graduale, finché a un certo punto proprio l'esercito è andato e ha demolito completamente tutto quello che è rimasto. Sono state
distrutte a pezzetti con il trapano e buttate nel fiume, mentre un prete armeno filmava dall'altra parte del confine. Quindi diciamo ci sono tutte le testimonianze, ci sono state delle lettere all'UNESCO, ci sono state diverse petizioni, nessuno ha potuto fare assolutamente niente, quindi è stato completamente distrutto tutto e diciamo questa è la narrativa del potere. E quello che è incredibile è appunto che non ci sono realmente delle leggi internazionali che impediscano a uno Stato di eliminare il patrimonio che è presente sul proprio territorio. Quindi anche se la distruzione di questo patrimonio viene fatta per motivi etnici, per motivi appunto ovviamente non buoni, non esiste nessuna legge internazionale che lo impedisca. E questo è molto grave, questa è una cosa che va risolta assolutamente sia per i movimenti dell'Armenia ma in generale, perché non è accettabile. Questo è un altro esempio di distruzione, questa è la città di Armenia, la città dalle mille e una chiesa, era una capitale importantissima nel Medioevo, è stata recentemente restaurata dai turchi e casualmente diciamo, nel restauro si sono perse tutte le croci che decoravano le mura della città. Quindi a volte anche i restauri che sembrano essere diciamo, in qualche modo animati dalle migliori intenzioni, in realtà sono altri ulteriori passi per la distruzione e la cancellazione di un patrimonio. Ani è diventato un sito dell'UNESCO, della World Heritage List, e anche l'UNESCO non dice niente e quando si va a visitare Ani non c'è citato da nessuna parte il fatto che era una capitale armena, cosa che ovviamente invece è sicura e dimostrata da tutti i tipi di fonti storiche, archeologiche. Quindi il fatto che anche gli enti internazionali non aiutano è inquietante. Del resto la moglie di Aliyev è un'ambasciatrice di buona volontà dell'UNESCO, quindi questo vi fa capire quanto poco questi enti, che poi sono enti governativi, riescano a essere veramente una garanzia di obiettività e di supporto e di essere un ente che manda avanti i valori della cultura, perché la cultura non deve essere di parte, non deve essere politicizzata, la cultura è di tutti e dovrebbe essere rispettata a 360 gradi a qualsiasi sia il popolo a cui appartengono. Chiaramente quando quindi gli azeri adesso proclamano di voler restaurare il patrimonio armeno che si trova nel Karabakh, a noi vengono i brividi perché ci domandiamo come lo restaureranno. Abbiamo appunto monumenti pieni di croci, pieni di iscrizioni armene. Vediamo già questa croce che è stata cancellata, è solo uno degli esempi. Le croci sulla destra sono le stupende croci che si trovavano nel monastero di Dadivan, che per un po' è rimasto sotto il controllo dell'esercito russo e invece adesso è stato di nuovo perduto. Questi sono altri esempi di restauri che erano stati fatti in antico riutilizzando le numerose croci che erano a disposizione. Dicevo prima che un altro dei pericoli a cui è sottoposto il patrimonio è anche la distruzione inconsapevole. Nell'ansia e nella paura, nel dramma che hanno vissuto gli armeni durante questo conflitto, c'è stato anche questo misunderstanding per cui c'è stata una forza a cercare di portarsi, di tenersi per sé i propri monumenti. Quindi questi affreschi che erano stati recentemente restaurati, che sono splendidi, che si trovavano ad Adivan, nonostante ci fosse un rilievo 3D che era stato fatto, quindi diciamo fosse in qualche modo garantita la conservazione almeno della loro immagine, la Chiesa armena ha voluto portarli via. Purtroppo temo che questa operazione che è stata fatta in modo maldestro mentre c'erano i soldati in una situazione di grande emergenza, non so che tipo di esito possa aver avuto, quindi purtroppo credo che anche in questi casi bisogna avere la capacità di essere un po' più lucidi e rendersi conto che il patrimonio culturale è di tutti e che deve essere conservato e rispettato anche da chi in qualche modo ne è l'erede o diciamo il proprietario da un certo punto di vista.
Certo, si capisce che non è facile in una situazione del genere quando poi appunto la minaccia è comunque quella di una totale distruzione. Questo è un altro esempio di un restauro, questo è un restauro fatto dagli azzeri di questa chiesetta di Van Casas che si trova vicino a Tigranakert, che è stata restaurata in questo modo. Vi ho messo di fianco la foto di Batamant perché è molto simile alla tipologia, quindi questa chiesetta poteva assomigliare molto di più a quella, diciamo, la versione dopo il restauro è un po' particolare. E adesso le foto satellitari hanno rivelato dei monumenti, poco sperare quella osservazione. Queste sono delle immagini per farvi vedere tutta questa torre, i luoghi in cui si trovano questi monasteri che sono rimasti adesso in una zona controllata dall'Azerbaigian, diciamo. Anche senza una distruzione volontaria, e chiaramente in una situazione del genere rischiano di essere perduti perché il degrado poi avanza e la natura fa il suo corso, quindi sembra di essere ad Angkor Wat con gli alberi che prendono possesso dei monumenti. La natura è molto forte in queste zone, quindi insomma mi dispiace che dopo una cosa così poetica vediamo tutte queste immagini di distruzione. Queste immagini sono commoventi, sono il giorno prima dello scoppio della guerra, da poco avevano organizzato un'organizzazione della società civile, un NGO che si occupava di studiare, di pulire e di cercare di preservare tutti i monumenti abbandonati del Karabakh. Quindi il giorno prima avevano distribuito i diplomi alle persone che erano andate a fare i volontari per lavorare su questi monumenti, per renderli noti, eccetera, e purtroppo il giorno dopo si sono dovuti chiudere nei rifugi. Allora, cosa si sta facendo? Sia durante il conflitto sono state emesse diverse petizioni da diversi enti internazionali, sono state ascoltate, non sono state ascoltate, non si sa. Diciamo, Europa Nostra è in contatto con dei rifugiati politici azeri e anche con delle persone in Azerbaigian che sostengono che effettivamente queste cose comunque servono, che magari non sembra da subito, ma che Aliyev è molto sensibile all'opinione pubblica internazionale e quindi se si andasse avanti su questa strada in modo anche un pochino più forte, lui in qualche modo ne potrebbe essere influenzato. Certo è che al momento non sembra, soprattutto in Italia, che la classe politica voglia prendere delle posizioni forti. Queste che vi ho riportato qua sono le petizioni che sono state fatte durante il conflitto, che invitavano soprattutto alla pace. In questo momento tutte le organizzazioni della società civile, quindi le varie ONG, Europa Nostra, il World Monument Fund, il Global Heritage Fund, ICOMOS, ICOM, si sono messi insieme e stanno appunto promuovendo una petizione che verrà pubblicata la settimana prossima proprio per il patrimonio, per invitare a non dimenticare, a stare attenti che le cose sono ancora a rischio. Tra l'altro è di pochi giorni fa la notizia che comunque i militari azeri, nonostante ci sia questa tregua, nonostante ci sia l'esercito russo, sono entrati nella regione di Syunik e ci sono notizie che arrivano dall'Iran che dicono che appunto in questi giorni, approfittando anche della situazione che c'è in Israele, si stanno muovendo diverse truppe azere e turche sui confini con Syunik. Quindi la situazione è ancora molto tesa. L'opera della diplomazia internazionale è molto importante, però appunto vediamo che agisce solo quando si è sotto i riflettori, quindi inizialmente Putin stesso si era dato da fare perché il monastero di Dadivan rimanesse sotto il controllo degli armeni dell'esercito russo e quindi disponibile e aperto agli armeni. Il prete di Dadivan era rimasto lì, ma poi appena il fuoco dei riflettori si è spento, tutto è tornato come prima e Dadivan è andata a finire in Azerbaigian. Quindi sempre, diciamo, anche per quanto riguarda delle norme internazionali, normalmente si organizzano delle missioni di identificazione della situazione e dei rischi del patrimonio subito dopo i conflitti.
Questo non è stato ancora possibile. La missione dell'UNESCO, del Blue Shield, Blue Shield è un'organizzazione, una ONG privata che interviene sempre nei luoghi del conflitto per mettere i primi ponteggi, per cercare di proteggere il patrimonio e dare una prima consulenza su come evitare i danni. Questa missione non è ancora stata possibile, perché viene fermata dall'Azerbaigian, perché ogni volta c'è una scusa diversa. Adesso sembra che possano accettare la missione dell'ISESCO, che è diciamo una copia dell'UNESCO per i paesi islamici, però anche questa missione di fatto non è ancora stata fatta. Un'altra delle azioni che sono in atto è il monitoraggio satellitare. Un'università americana, la Cornell University, ha iniziato un programma anche molto costoso di monitoraggio satellitare. Secondo un protocollo hanno scelto un certo numero di monumenti, i più importanti, e acquistano 4 volte all'anno le foto dal satellite e verificano i movimenti che ci sono e i cambiamenti per poter denunciare la cosa. Quindi vediamo qua, il primo set di immagini è stato ricevuto una decina di giorni fa e appunto ha rilevato dei movimenti vicino alla chiesa di Van Casar, che è quella che vi ho fatto vedere prima, bianca, restaurata, dove vedete che ci sono dei mezzi che si spostano. E diciamo, al di là della chiesetta che è già stata appunto molto rovinata dai restauri, quello che preoccupa qui è poi tutto il sito di Tigranakert. È un sito che ha una straordinaria importanza dal punto di vista archeologico, è in parte ancora non scavato e chiaramente si teme che possa essere scavato dagli azeri, che ha lo scopo di cancellare tutte le testimonianze del fatto che quella fosse una capitale del Regno dell'Armenia. L'Interpol, secondo la convenzione dell'AIA, interviene per salvare i beni dei musei dopo i conflitti. Purtroppo gli armeni sono stati molto ingenui, non si aspettavano questo conflitto e quindi siccome i bombardamenti sono iniziati contemporaneamente su tutti i fronti di domenica mattina presto, non è stato possibile in nessun modo, perché era troppo pericoloso, tornare nei musei. Quindi noi abbiamo le testimonianze di quello che c'è nei musei, dalle fotografie, dai ricordi, eccetera, ma purtroppo di 12 musei che sono rimasti in Azerbaigian abbiamo un catalogo completo solo di 2, e gli altri cataloghi sono stati poi rimessi insieme in modo un po' così, sulla base delle memorie. Questo è veramente un peccato, perché appunto questa è una delle poche norme internazionali che funzionano. Normalmente appunto l'Interpol raccoglie la lista di tutti i beni che vengono trafugati dai musei in caso di conflitto e ne impedisce la vendita o l'acquisto in qualsiasi parte. Queste sono le testimonianze invece pubblicate da parte azera della situazione dei musei. È anche molto particolare, no? Per capire qual è l'uso che viene fatto della cultura. Quando nel 94 è terminato il primo conflitto, che è stato un conflitto molto violento, anche quello, e molto pesante per l'Azerbaigian. In quel caso lì era stato veramente più pesante, perché davvero anche ci sono state migliaia di profughi anche azeri e ci sono state diverse distruzioni. Innanzitutto bisogna distinguere il fatto che ci sono delle distruzioni che sono distruzioni provocate dalla guerra, distruzioni che vengono perpetrate in modo volontario. Quindi diciamo, nel caso degli armeni, gli armeni non hanno mai voluto distruggere nulla, però chiaramente quando c'è stato un conflitto si sono distrutte diverse cose, e gli azeri non hanno mai lamentato nulla. Adesso, siccome rientra nella loro narrativa, hanno pubblicato tutte queste immagini lamentando la distruzione dei loro musei, ma in alcuni casi come quello vedete c'è stato un restauro più che una distruzione. Comunque questo è per dire come viene tutto sempre un po' manipolato.
Si spera che adesso si possano fare delle missioni di documentazione da parte della società civile. Quello che è stato fatto, siccome quando è stata stabilita la tregua sono stati concessi agli armeni un certo numero di giorni per liberare i territori, sono partite delle missioni da parte dell'Università Noaka di Yerevan, del centro Iconem, che è un centro francese di altissimo livello, e di TUMO, che è il centro per le tecnologie dell'Armenia, e sono stati fatti rilievi con il laser scanner in 3D di tantissimi monumenti. Quindi almeno diciamo, la loro immagine viene salvaguardata. Un progetto del genere l'aveva fatto per esempio Telly per l'Iraq. Sono le attuali tecnologie veramente danno degli strumenti eccezionali, in pochissimi giorni si può acquisire completamente un monumento. Il Global Heritage Fund ha messo a disposizione la sua app che si chiama Amal per andare a fare un rilievo speditivo della situazione del patrimonio, ma non è stato possibile farlo perché questo è arrivato purtroppo in ritardo e nessun giornalista, abbiamo contattato diversi anche giornalisti internazionali, diciamo nessuno ha potuto andare, è un po' pericoloso. E in questo momento appunto ci riferiscono che in Azerbaigian è molto pericoloso, c'è un'armenofobia e quindi è molto pericoloso farsi riconoscere di fare qualcosa che non sia contro gli armeni, neanche a favore, ma basta non essere contro gli armeni per poter rischiare anche la vita. Il riconoscimento della Repubblica dell'Artsakh è un passo importante, alcuni italiani l'hanno fatto, l'ha fatto anche il governo francese, ed è un passo importante almeno per riconoscere, perché obiettivamente la guerra che era stata fatta negli anni 90 era già una guerra assolutamente ingiusta, perché il Karabakh era stato dichiarato indipendente secondo la legge sovietica del tempo, quindi in modo legale. Quest'ultima invasione ovviamente è stata un'aggressione che è ancora più violenta e ancora meno giustificata. Ci sono diversi programmi, l'ICROM inizierà tra pochissimo un corso di formazione per le situazioni in zona di guerra e per le situazioni di crisi, perché abbiamo visto appunto che i musei armeni non erano del tutto preparati a una situazione del genere. Sono stati fatti diversi corsi di formazione e l'Istituto Nazionale di Patrimonio francese avrà dei finanziamenti ingenti, la Francia supporta moltissimo l'Armenia e quindi nei prossimi anni verranno fatti ulteriori corsi professionalizzanti per migliorare la capacità di restauro e anche di comprendere il valore del patrimonio e del rispetto della sua autenticità e dei suoi valori storici, indipendentemente da quello che uno vuole dimostrare. Non è giusto modificare la storia per voler dimostrare qualcosa. Lo studio scientifico deve essere obiettivo e deve riportare le tracce delle presenze. Tutti questi patrimoni sono patrimoni che sono nati da una commistione continua di popolazioni dove ci sono stati degli scambi culturali notevolissimi. Quindi qui vedete appunto il monumento in alto a sinistra, è un monumento selgiuchide, quindi islamico, e la chiesa in basso a destra è una chiesa cristiana armena, l'architetto è lo stesso e lo stile è molto simile. Diciamo la convivenza deve essere possibile, il patrimonio può essere, dovrebbe essere un territorio su cui iniziare a costruire una narrativa di dialogo e di pace. E quindi diciamo, cosa possiamo fare noi? Anche noi possiamo fare qualcosa, possiamo contribuire in qualche modo a cercare di saperne di più, di informarci. Ci sono tantissimi modi, grazie a Giusy. Qui voi avete una risorsa eccezionale, ricchissima, perché in questi mesi ci sono stati interventi di altissimo livello e veramente interessanti, che hanno toccato un po' tutti i punti e che permettono di avere un po' l'idea, no? di chi siamo noi, che siamo chiamati armeni o che ci chiamiamo armeni, e di che cosa vuol dire questo. E la letteratura anche abbastanza ampia, Guerini, editore, ha dedicato tantissimi volumi
albumi all'Armenia, alcuni ne ho portati qua per chi potesse essere interessato. C'è stata una casa editrice che si chiama OM che ha editato diversi libri, anche monografie sull'arte e l'architettura armena. Possiamo anche cercare di informare le persone, per esempio un italiano ha costruito un sito web dove dà informazioni sul Karabakh. Tra l'altro è una persona molto colta, molto preparata, quindi le informazioni sono molto interessanti e anche appunto scientificamente corrette. Mentre invece esistono altri siti dove viene data misinformazione da parte dell'Azerbaigian. Addirittura l'Azerbaigian pubblica una rivista in 7 lingue che si chiama Historia e che fornisce la loro versione della storia, che non è quella che noi leggiamo sulle fonti storiche. Vengono pagati i professori universitari, vengono pagati i convegni, c'è un'attività notevolissima anche di mecenatismo culturale e quindi l'Azerbaigian riesce a essere presente ovunque e questo in realtà è molto pericoloso, bisogna stare molto attenti a verificare davvero le fonti e le informazioni. Nel caso del conflitto siriano, Facebook e i social sono stati molto utili anche per le persone per ritrovarsi e quindi sono strumenti che vengono molto usati anche adesso, anche appunto per farsi conoscere e per comprendere appunto che in realtà la cultura del popolo armeno è una cultura anche molto vicina alla cultura italiana, quindi in qualche modo io sono sia armena che italiana e trovo che ci sono tantissime similitudini, soprattutto nella sensibilità e nel modo in cui si guarda la cultura, l'arte, nella profondità di certi pensieri e di certi ragionamenti. Adesso noi siamo un po' colonizzati, no? Dall'America, ormai l'inglese è entrato nel nostro vocabolario. Io quando ero piccola rimanevo sempre colpita perché quando andavo alla casa armena sentivo gli armeni che parlavano in armeno utilizzando delle parole italiane messe dentro nell'armeno con le declinazioni dell'armeno e mi sembrava una cosa particolare, stranissima e molto tipica degli armeni. Invece mi sono resa conto che è tipica di un popolo che viene in qualche modo colonizzato, di un popolo che è disperso in altre nazioni e noi siamo diventati così e i figli usano l'inglese in questo modo, usano l'inglese declinato con l'italiano. Quindi è abbastanza impressionante vedere come nel giro di pochi anni anche l'Italia è molto cambiata e senza che noi ci rendiamo conto la nostra cultura sta in qualche modo diminuendo, sta cambiando, non so, insomma, si sta adattando a un mondo un po' diverso. Un'altra cosa che è curiosa, che io non sapevo e che ho scoperto appunto ragionando un po' su queste cose, è che veramente è abbastanza semplice contribuire a Wikipedia. Ed è molto importante perché ci sono tantissime informazioni meno, diciamo, che non fanno parte della narrativa principale che sono un po' trascurate su questa enciclopedia. In realtà Wikipedia appunto ovviamente può riportare tanti errori ma comunque un'impostazione abbastanza seria, quindi se qualcuno vuole scrivere degli articoli se lo si fa in modo scientifico citando le fonti è abbastanza facile diventare dei contributors di Wikipedia e quindi insomma chi avesse voglia di farlo, farlo anche per l'Armenia è un modo in qualche modo di aiutare il popolo armeno a esistere, a essere presente e arricchendo l'informazione che poi può essere apportata da tutti. E voglio concludere con un monumento perché è un'altra cosa che possiamo sempre fare è supportare dei progetti di cooperazione internazionale. La cooperazione internazionale è qualcosa di molto importante, molto utile soprattutto per i popoli che si trovano in situazioni più di difficoltà. Qui c'è un libro che se qualcuno mi interessa può essere anche acquistato, che racconta la storia di questa basilica, una basilica incredibile del VI secolo. È unica nel suo genere in Armenia, ha dei legami, diciamo, storico-artistici con alcune architetture della Siria, ma allo stesso tempo è tipicamente armena ed è veramente affascinante. È stata studiata tantissimo perché fin dai primi momenti in cui si è iniziata a studiare l'architettura armena ha attirato la curiosità degli storici e degli studiosi e in questo libro c'è tutto il racconto
di una missione francese che ha studiato per 7 anni questa basilica, facendo degli scavi archeologici, degli studi di tipologia, eccetera, eccetera. E pensate che appunto un gruppo di studiosi multidisciplinare in 7 anni non è riuscito a scoprire tutti i segreti che questo monumento straordinario nasconde. C'è un cimitero a sud della basilica dove hanno trovato degli scheletri di bambini col cranio allungato. Ci sono, nella capitale Ani, che vi menzionavo prima, c'è un'iscrizione che fa menzione di questa basilica, che è addirittura una doppia dedicazione, perché era veramente un centro di culto importantissimo e straordinario nell'epoca. Quindi se qualcuno è incuriosito, potete sfogliare il libro o acquistarlo. E concludo con una croce e con la speranza che questo patrimonio possa sopravvivere a questo difficile momento che non so, non è facile essere ottimisti, non è facile immaginare che vada a finire bene, però bisogna continuare a lottare e continuare a cercare di sostenere le persone che sono là e veramente. Quando ne parlo con gli amici italiani sembra un'esagerazione, ma veramente l'Armenia adesso è sotto scacco, veramente l'Armenia sta rischiando. E comunque la questione è molto forte e sta continuando, non è finita. E, per fortuna non sono riusciti a far venire la guerra civile, gli armeni sono molto legati alle proprie tradizioni e sono anche molto coi piedi per terra e quindi non si sono lasciati infinocchiare, ma la situazione è ancora molto seria e molto pericolosa. Vi ringrazio per l'attenzione, se avete qualsiasi domanda. Grazie.